Allora, Cialdrini, che più nello specifico ci parla di questo progetto, di questo ambiente, ibridamente. Vabbè, grazie, a te la parola. Grazie a voi. A me spetta il compito di chiudere questa mattina intensa di descrizioni, di emozioni, di confronto fra le professioni. E data anche l'ora, hic sunt leones, avete resistito a tutta la mattina. Ma ricordatevi questo numero, Triginta leones, ci servirà dopo. Ibridamente, e questo è il nome del progetto, dei documentari che avete visto oggi come anteprima. Il soggetto è negli avverbi, diceva Umberto Eco, e in modo ibrido e con menti ibride il progetto Ibridamente racconta, prova a raccontare. Che cosa? Il mestiere dell'archivista oggi, il nostro mestiere, i nostri mestieri. E lo fa attraverso un racconto di esperienze. Parliamo di avverbi, ne uso uno, raramente. Lo usa anche Harley, il geografo di cui vedete la citazione alle mie spalle. Nel suo Decostruiamo la mappa, Harley scrive: è meglio per noi partire dalla premessa che la cartografia è raramente ciò che i cartografi dicono che sia. Hic sunt leones. Ho sempre immaginato l'archivista come un geografo, qualcuno che concorre a osservare, descrivere, organizzare un perimetro, considerandone il contesto, gli oggetti, gli attori, le relazioni, le identità, proponendo una mappa, ex ante oppure ex post, bilanciando la ricerca e l'indagine con la pianificazione. Qualcuno che concorre a investigare un territorio inesplorato. Qualcuno che partecipa a descrivere quel posto in cui sono i leoni. Ora, è meglio per noi qui e ora partire dalla premessa che l'archivio è raramente ciò che gli archivisti dicono che sia? È meglio per noi partire dalla premessa che l'archivista, hic et nunc, e non solo hic et nunc, è raramente ciò che l'archivistica tradizionale ci dice che sia? Noi non vogliamo estinguerci, vogliamo evolverci, imparare a raccontarci, a far comprendere chi siamo. Ma siamo sufficientemente istruiti a questo cambiamento, a questa narrazione? Ne consegue solo una soluzione. Dobbiamo aggiornarci, riformarci. Questo solo oggi possiamo dirci, ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. La nostra categoria professionale affronta le più varie sollecitazioni quotidianamente, è sottoposta ad urti imprevisti, si muove in territori in cui la custodia, la conservazione, la selezione, la progettazione di strumenti, tutte agite tanto in contesti digitali quanto ibridi e analogici, devono far evolvere quei luoghi a loci credibili. Se la nostra categoria individua e riconosce le sue fragilità, aiuta a prevenire incidenti. A noi e al pubblico, alla società. Se il nostro mestiere acquisisce consapevolezza e si dimostra duttile all'evoluzione, in quei loci credibiles emerge come stella polare il genius loci. Nullus locus sine genio, scriveva Servio, pardon, al commento all'Eneide. Nelle antiche mappe il leone indicava visivamente il carattere attribuito ai territori sconosciuti. Asprezza, esoticità, mistero, senso per la conquista. Il genius loci per l'architettura del Novecento è quell'essenza in grado di intrecciare caratteristiche socioculturali, linguaggi, abitudini, tutto ciò che caratterizza un ambiente e l'ambiente è costituito da noi, dai nostri mestieri. È il carattere determinato delle cose come sono. E un archivio è sempre com'è. Indipendentemente da noi, è come nasce, come cresce, come si sviluppa, come è promosso, valorizzato, anche se non a tutti piace questa parola, come è raccontato, vive, continua a vivere indipendentemente dalla sua e dalle sue identità. È pianificato dalla volontà, consapevole o meno di qualcuno. Qui e oggi siamo più leoni che nascondono quel territorio archivio, locus credibilis. Leoni che ne celano i difetti oppure ne esaltano alcune porzioni per tralasciare le zone più scivolose
Oppure siamo portatori consapevoli di Genius Loci? Riusciamo a farci questa domanda e soprattutto a risponderci sinceramente? Siamo catalizzatori come archivisti, come professionalità multidisciplinari di quell'essenza trasversale? Chi siamo? Chi vogliamo provare a essere? O perlomeno come proviamo a definirci? Proviamo a definirci come responsabili della gestione documentale, responsabili della conservazione, responsabili delle funzioni archivistiche, del trattamento dei dati, responsabili dei sistemi informativi, responsabili della sicurezza dei sistemi. Sono tutte definizioni che declinano come un caleidoscopio il senso di responsabilità, sono tutte ibridementi. Bene, ma siamo davvero responsabili? Responsabili nel senso puro dell'etimo, coloro che rispondono, coloro che agiscono, che soddisfano, che custodiscono, coloro che si fanno carico di pianificare e si assumono il carico delle conseguenze, tanto con oneri quanto con onori talvolta. Siamo responsabili de facto, oltre che ex lege, oltre che per nomina? Siamo consapevolmente responsabili individualmente come categoria professionale? Di cosa abbiamo bisogno? Di permeabilità? Di confronto? Di formazione? Ora, c'è una norma che risponde a queste domande, è la norma sulla figura professionale dell'archivista, la norma UNI 11546. La norma individua tre ambiti: conoscenza, abilità e competenza. Ne abbiamo sentito più volte parlare in svariate declinazioni stamattina. Cos'è la conoscenza? È il sapere, l'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento, le conoscenze teoriche e le conoscenze pratiche. Poi c'è l'abilità, la capacità di applicare le conoscenze, di portare a termine compiti e risolvere problemi, il saper fare. Infine la competenza, il metodo che ci consente di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, è il saper essere e dobbiamo saper essere archivisti e professionisti multidisciplinari. Ma oggi qual è lo stato di aderenza fra la richiesta, l'offerta e l'aspettativa? Esiste un gap fra domanda formativa e offerta didattica? Ed esiste un gap fra le aspettative del nostro pubblico, dei nostri pubblici, della società e ciò che noi offriamo? Dove sono i leoni? 12 anni fa, un collega esimio, dal cognome impronunciabile, Hans Skurkogel, membro ICA e autore di Quale master vogliamo, di quale master abbiamo bisogno, illustrava l'educazione archivistica come una feconda isola autonoma dentro le università. Rilevava una condizione necessaria e imprescindibile per il suo avanzamento, la necessità di mantenersi, di evolversi, di rafforzarsi attraverso una ricerca di qualità, non solo demandata all'Accademia, un confronto fra i professionisti e le professioni. Skurkogel sosteneva che la professione nel suo complesso deve essere orientata alla ricerca e auspicava definizioni moderne di moderni aggiornamenti professionali nell'ambito didattico, contemporanei, professionali, orientati alla ricerca. Oggi in questa sala vi abbiamo presentato questo progetto che prova a essere contemporaneo, professionale e orientato alla ricerca, un progetto in un avverbio, ibridamente, un progetto che narra di un fil rouge, la propensione all'aggiornamento e la voglia, forte, anche appassionata, convinta, emozionata, scientifica, di applicare il nostro aggiornamento e di raccontarlo, provando una forma nuova di racconto. Vogliamo apprendere, fare rete e trasferire le conoscenze, cioè vogliamo provare a omaggiare quel genius loci di cui vi parlavo prima. Torno ancora, e per l'ultima volta promesso, all'impronunciabile Skurkogel. Skurkogel raccolse le impressioni e i desiderata di chi offre servizi archivistici e di chi cerca servizi archivistici, oltre ai docenti e ai discenti in tema di formazione archivistica di ambito universitario.
definì tre diversi ambiti di ingredienti: conoscenze specialistiche, competenze metodiche e competenze morbide, soft. Per conoscenze specialistiche individuava strategie in ambito di records management, di standard archivistici, conoscenze e terminologie ICT. Per le competenze metodiche, doti di leadership, gestione del progetto, applicazione di norme e di leggi. Nelle competenze morbide, l'iniziativa e la responsabilità. La responsabilità come requisito soft a noi fa un po' strano. La responsabilità per noi è spesso considerata come un peso, qualcosa di heavy, non soft. Se riflettiamo, la responsabilità emerge invece come quella caratteristica propedeutica, insieme con l'iniziativa, all'applicazione di tutti gli altri ingredienti. Se siamo responsabili, agiamo responsabilmente nella società, la cosiddetta società civile, e anche nel nostro mestiere. E quindi il nostro testa, la nostra testa, la mente ibrida, può diventare il locus credibilis. Alle mie spalle vedete un numero, 39. Il 39 ricorre competenze digitali ricorre per 39 volte. Ora però mi devo stoppare perché la tecnologia è avanzata più veloce delle mie parole, quindi perdonatemi e torno indietro con le slide. In un report organizzato dall'Osservatorio digitale sulle competenze digitali di AGID, MIUR, AICA e Assinform, il termine competenze digitali ricorre 39 volte in 141 pagine. AGID ha presentato questo report come un monitoraggio sulle competenze digitali. Altri termini ricorrono ancora più frequentemente: 489 occorrenze per digital, 424 per la parola competenze, 206 per informatico, informatica, informatici. 17 volte, guardate la forbice a ribasso, ricorre il termine documentazione. Una volta sola ricorre il termine conservazione. E secondo voi, archivio e archivista, quante volte ricorrono in questo report? Zero. Il sottotitolo del report recita: scenari, gap, nuovi profili professionali e percorsi formativi. Ed è proprio un divario quello che emerge dal conteggio delle occorrenze nel report. La professione che rappresentiamo non è rappresentata. Siamo onesti, qualche cosa forse abbiamo sbagliato nel confronto con gli altri, nel comunicarci. Perché il nostro non è un territorio ancora da esplorare, è conosciuto. È il nostro mestiere che deve sconfinare attraverso il racconto, attraverso la formazione, attraverso i contesti multidisciplinari. Dobbiamo far emergere, contaminare e contaminarci per far emergere il nostro genius loci professionale. Di certo dobbiamo anche raccontare con maggiore pervicacia e capacità il nostro mestiere. E non dobbiamo fingerci dietro un dito se ci viene scippato il nostro mestiere. Dobbiamo agire il confronto e dobbiamo solleticare le conoscenze archivistiche dove valutiamo che quelle mancano, perché sappiamo che possono mancare. Ho iniziato menzionando Harley, dopo avervi confessato l'immagine a me cara dell'archivista geografo. L'immagine del professionista della gestione documentare come portatore sano di genius loci. Torno per l'ultima volta alla penna di Harley. Se siamo veramente preoccupati dalle conseguenze di ciò che accade quando facciamo una mappa, possiamo anche decidere che la cartografia è troppo importante per essere lasciata interamente ai cartografi. Così dice Harley. E io oggi provo a ribaltare il discorso di Harley. L'archivistica è troppo importante per essere lasciata interamente agli archivisti. Se siamo veramente preoccupati delle conseguenze di ciò che accade quando non partecipiamo a una mappa. Hic sunt leones. Proviamoci con un avverbio, ibridamente.
Ricordate i Triginta Leones di cui vi ho parlato all'inizio? Ebbene, Ibridamente nasce con 30 sconosciuti uniti da un desiderio, aggiornarsi, 30 persone distribuite in tutta Italia che convergono nell'Ateneo di Macerata per formarsi in tema di archivi ibridi e archivi digitali, per approfondire aspetti di informatica, giurisprudenza, diplomatica, archivistica. Da quei 30 leoni, professionisti, neolaureati, archivisti, giuristi, informatici, storici e matematici, nasce Ibridamente. E nasce a tavola, perché a tavola non si invecchia. L'obiettivo è raccontarsi, parlare del nostro mestiere, delle difficoltà acquisite tutti i giorni e provare a raccontare chi ci riesce, i progetti di eccellenza o quantomeno i progetti che bucano lo schermo. Grazie alle linee di ricerca del DAP, il gruppo Digital Archive Perspective, questo progetto è stato poi realizzato. Del DAP ha parlato prima il professor Pigliapoco. Io oggi vi parlo dei colleghi che con me contribuiscono a questo gruppo di studio di ricerca. Alessandro Alfier, archivista informatico, responsabile vicario della conservazione per uno dei dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, docente a contratto del Master al corso di perfezionamento DASDi sugli archivi e documenti sanitari digitali. Le sue linee di ricerca sono la gestione documentale digitale, la conservazione digitale, la natura e funzione dei metadati rispetto al ciclo di vita dei documenti. Poi Andrea Grilli, Digital Marketing Manager di VoiceRoad del gruppo MyVoice e Data Protection Officer. È docente a contratto anche Andrea del Master FGCAD. Ha collaborato con l'Università degli Studi dell'Aquila in tema di knowledge management e di usabilità. Si occupa di comunicazione, di cultura digitale, di informatica e di privacy. Poi Eleonora Luzzi, laureata in ricerca e storia e risorse della memoria, altra collega diplomata al Master FGCAD, che collabora a progetti di catalogazione e riordino ed è cultrice della materia in archivistica e titolare di un assegno di ricerca in scienze archivistiche. Il suo ambito di ricerca è in particolare lo studio delle dinamiche di formazione, gestione e conservazione del fascicolo studente in ambito digitale. E poi Gilda Nicolai, che è qui presente con noi oggi e alla quale prego di raggiungerci qui sul, non posso chiamarlo palco, dei relatori, ma per condividere con noi questo momento. Gilda è docente di archivistica generale al corso di laurea in beni culturali dell'Università della Tuscia e docente anche del Master FGCAD insieme a noi. Si occupa di scarto archivistico e piano di conservazione, che abbiamo visto stamattina essere centrali per l'archivista contemporaneo, e la sua ricerca è principalmente indirizzata appunto a questi aspetti e in modo particolare nello scarto e selezione per gli enti pubblici in tema digitale. Dulcis in fundo, grazie a tutte le menti ibride, protagonisti di Ibridamente. Una dei Triginta Leones, Ilaria Cristallini, che è timida, scontrosa quando vuole, ma che invito a raggiungerci sul palco. Uno dei Triginta Leones da cui è nato il progetto Ibridamente, collega della nona edizione del Master. Poi Giusy Calatà e Stefani Sansone, colleghe del decimo edizione del Master, quindi archiviste diplomate al Master e operatrici che avete visto nei video di oggi. Prego anche voi di raggiungerci. Domenico Quartieri, che non ha bisogno di presentazioni se non di essere incitato a raggiungerci qui sul palco. Potremmo definire Domenico Quartieri come il Virgilio e il Caronte per gli archivi di Regione Lombardia. E poi anche Marisa Sant'Arsiero e Tiziana Dassi, rispettivamente direttrice e archiviste della struttura Biblioteca e Archivi dell'Università Bocconi di Milano. E infine, e sono emozionata a dire questo, Gabriele Locatelli, archivista e collega. Non sono emozionata per Gabriele, ci mancherebbe, ma Gabriele è archivista e collega e ha una cosa che ci accomuna. Oltre all'essere nerd, perché tutti gli archivisti sono un po' nerd, e quindi
a confrontarci su un mestiere carico di curiosità, siamo tutti pericoli. Gli archivisti sono anche un po' voyeur oltre che pianificatori, devono entrare nelle teste degli altri che producono carte. Io e Gabriele dobbiamo molto a una persona, una mente ibrida, ben nota al pubblico delle stelline, Paolo Pozzi. Ibridamente grazie. Grazie. Io direi che oggi abbiamo spaziato amplissimamente dai temi della conservazione a quelli della valorizzazione e soprattutto della comunicazione anche in un modo nuovo e un po' diverso da quello che forse eravamo abituati a pensare, fino ai temi della comunicazione e della ibridazione con discipline e con territori. L'accostamento alla geografia mi piace molto, con territori un po' sconosciuti ma che affrontiamo quotidianamente. Siamo perfetti, nei tempi proprio perfetti, per cui se c'è qualche domanda, approfittando anche della presenza e di tutti i relatori ma anche di tutti i protagonisti di Ibridamente, se ci sono delle osservazioni, delle domande, credo che abbiamo qualche minuto utile per farle e possiamo provare a rispondere. Prego, c'è forse un microfono? Dovrebbe essere. Buongiorno, complimenti. Mi ha fatto molto piacere sentire questi interventi perché alcuni dei partecipanti al Master ho avuto modo di incontrarli di lavoro e perché neanche a farlo apposta proprio pochi giorni fa un mio collaboratore, una piccolissima società coraggiosa di archivisti, ha scritto un articolo che si intitola Cosa serve l'archivistica e l'archivista nell'era digitale, che è stato poi rilanciato, lo troverete, come Cosa c'entra l'archivistica con l'informatica. Questo approccio multidisciplinare ci è piaciuto e ci riconosciamo. La domanda che volevo fare, questo come segnalazione, insomma come incoraggiamento reciproco, la domanda che volevo fare invece riguarda questa carenza, denunciata anche dal professor Di Capo in più di una circostanza, per chi lo segue, di questa multidisciplinarietà negli standard e nelle norme. Mi domando, in questo senso andrebbe rivista anche la norma ONI sull'archivista? Mi sa che mi tocca. Si sente, sì, ecco. È la norma ONI. Beh, in effetti, dunque, c'è anche una pubblicazione, ho fatto proprio un articolo che ho pubblicato sulla rivista Archivi sulle tematiche legate alla norma UNI. Io direi che la norma UNI delinea un profilo così ampio, articolato. Se uno va a vedere nel dettaglio, ci sono tante buone cose. Cioè, quindi, diciamo, non è che possiamo dire che il problema è che probabilmente tutti i processi formativi di corsi tradizionali, ma di laurea triennale, laurea magistrale che attualmente abbiamo nel nostro ordinamento universitario sono fortemente fuori, diciamo, linea, cioè quindi stiamo parlando di figure che magari se guardo la norma UNI mi individuo un profilo, se vedo chi è che ha seguito il corso, adesso, al di là dei propri interessi personali e al di là dei corsi post laurea, lasciamoli da parte, ma se io ho fatto, diciamo, un corso di studi, laurea triennale, poi una laurea magistrale in archivistica e quant'altro, ho fatto anche la scuola, no, di archivistica degli archivi di Stato, eccetera, in realtà viene fuori un profilo che, rapportato a quello descritto dalla norma UNI,
diciamo, c'è veramente un gap enorme. Quindi probabilmente, ecco, io direi che la norma UNI forse esagera su tanti aspetti, allo stesso tempo l'università esagera dall'altra parte, perché dovrebbe mettere in campo dei corsi un pochino più vicini alle esigenze dell'archivista oggi. Ma questo è il mio pensiero, poi. Altre domande? Può... Scusate, una segnalazione per un collega mio, perché vedo un altro dei primi Italeones, Gianluca Perondi, unisciti subito a noi, per favore. E sei anche tu una delle ibride menti. Altre osservazioni o qualcosa da aggiungere? Una risposta? Bene, allora io ringrazio tutti voi, naturalmente, chi ha parlato e chi ha partecipato e che ha ascoltato con molto interesse fino a quest'ora, e buon lavoro, perché abbiamo visto che sono moltissimo per tutti i gusti, per tutti i livelli istituzionali e formativi. Grazie e buon proseguimento di giornata.